get low when the whistle go. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Texmot e oggi siamo qui con un altro episodio della sfida nel crogiolo. Per chi non conosce questa serie, praticamente lo scopo è prendere un'arma di merda con un attacco relativamente basso e sostanzialmente un'arma proprio schifosa e andare a giocare nel crogiolo e provare a vincere. Lo scopo sarebbe appunto quello di cercare di fare un sacco di kill, insomma essere più forti di tutti, ma puntualmente praticamente faremo il contrario, cioè praticamente vi ammazzerete dalle risate, direte quanto sei nabbo, soprattutto lascerete dislike e io farò una figura di merda. Quindi questa è, diciamo, la cosa generale. Allora, oggi andremo a giocare il Suros Dis-43, che è praticamente un fucile da ricognizione a 2,80. Fa letteralmente cagare, anche perché io sono bravissimo con i fucili automatici. Infatti il mio preferito momentaneamente è il Monte Carlo, perché è veramente qualcosa, è stabile, ha una raffica veloce e in crogiolo spacca i culi a mio parere, e insomma quello che provo da un bel po' di tempo. E i fucili da ricognizione per me sono un dito al culo, perché a forza di premere R2 mi prendo un cancro al dito e muoio. Allora, come secondario abbiamo il Signore dei Lupi, che non l'ho mai utilizzato, ma secondo me non è un'arma da usare in crogiolo, perché non lo so, mi dà questa strana impressione, non so come spara, non so niente, vedo che c'ha il caricatore da 30 colpi e la cosa mi spaventa. Detto questo, andiamo a fare una partita in controllo e vediamo di andare a perdere. Covo dei ladri. Dai, ho capito. Questa è la classica cosa che non fa per me. Vedrai qua, farò schifo. Questa è tutta la mappa stretta con tutti i cunicoli del cazzo. Ok, dai. Andiamo a fare sta figura di merda. Oddio. Non è malaccio, dai danni che ho visto non è malaccio. Non so se riuscirò a far qualcosa. Scappo. Io scappo qua. No! Mori, porco tu! Mamma mia, quanto mi dà il cazzo questo gioco! Allora, no! Sì. Va bene, mi ci vogliono 4 caricatori per abbatterne uno, però sostanzialmente forse qualcosa riusciamo a fare, Madonna mia, cioè fa un bel suono ed è molto appagante quando ammazzi qualcuno. Mi sento molto soddisfatto, A dire la verità non penso sia proprio maluccio. Io passo per di qua. Con calma e sangue freddo mi metto dietro senza che mi vedano. Sì. Ah, questo con il Signore dei Lupi mi ha shottato praticamente, quindi adesso lo proverò anche io, proprio per fare, guarda, Adesso quanto ci scommettete che lo utilizzo io e va una merda? Scommettete? Appunto, è un fucile, questo è un fucile a pulsi. Gesù! Allora, con calma. Questo Signore dei Lupi mi ha già rotto il cazzo, Mi sa che era lui. No, non lo so, vabbè. Allora, andiamo a prendere C, vediamo di fare qualcosa di utile per la squadra. Morice, ho preso pure l'assist. Forse da questi da qua passano qua. Io per sicurezza scappo, perché sono una femminuccia. Un attimo. Che? Come cazzo si fa a utilizzare quest'arma? Non l'ho capito, non lo so, va bene, non lo so. Qua non c'è nessuno. L'ho ammazzato io? Vabbè, ho capito, qua devo usare per forza la super. Ah, bello. Ma che pensi? Che è un po' di una bolla media. Doppia uccisione, fratello. Qua siamo ad alti livelli, non è che. Se magari evitate di rubarmi le kill, molto probabilmente forse sarei contento, Eccolo. Niente, non ci riesco.
Sto fucile a pompa fa più schifo dell'arma primaria, senza offesa, ma io in PvP non lo utilizzerò mai. Adesso però devo cercare di utilizzare. Anzi, stiamo pure vincendo, non so come, non me lo chiedete. Cosa succede? Cosa succede? Ok, l'ho ammazzato, non ditemi come. Sto fucile a pompa fa quanto schifo quanto tanto è potente. Cioè, non lo riesco a capire, sinceramente. Forse non mi vedono. Dove stai? Sì, bella per te. Riuscirò a prendere una bandiera senza che mi rompano il cazzo? Ma così, tanto per. Ecco, oh mio Dio. Sì, vabbè, dai, un'altra persona, altre persone, dai. 5 contro 1, tranquilli, soltanto. Bella, man, tu sei morto. Sei morto, ti ho detto che sei morto, sei morto. Io voglio capire qual è il mio problema con fare queste serie maledette. Cioè, non c'ha senso fare una serie del genere. Perché? Perché mi devo incazzare? Allora, vediamo un po', questo sta qua sopra. Io adesso lo vado a prendere, perché questo qua mi sta sul cazzo, io già ho capito. Vieni qua, bastardo. Guarda, manco mi ha visto, guarda, manco mi ha visto. Tiè, mo t'ammazzo io, frocio. No, vabbè. Andiamo a prendere la B. Con calma, con calma. Sì. Sorpresa! Cioè, io voglio sapere, le mie bombe ma esplodono oppure fanno finta di esplodere e non fanno danno? Fatemi capire, no, perché se è così veramente cioè, non le utilizzo più. Allora, andiamo di nuovo col fucile a pompa che non so per niente utilizzare. Vediamo se riesco a fare qualche kill, giusto per... Fa male la testa. Allora, io sto vincendo e di questo sono veramente contento. Almeno recuperiamo l'episodio precedente. Ma io che sono ultimo, porca puttana, che figura di merda ci faccio? Andiamo, Gesù santo. Uno l'ho ammazzato addirittura dentro la sua bolla, quindi quello sta rosicando il triplo. Sta rosicando il triplo. Testa di minchia che non sei altro. Allora, super caricato, adesso mi divertirò. Se non finisce la partita mi diverto. Ok, almeno con la super faccio un po' di macello. Ciao Peach. Oh, un po' di nemici. Dove sono i nemici? Dove sono i nemici? Perché? Madonna mia, vabbè, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Adesso sono curioso di vedere il risultato. Sono curioso proprio. Ho fatto 11 uccisioni. Minchia, addirittura notte primordiale. Sono veramente contento di questa cosa. Ho fatto 11 uccisioni. Ho fatto 0,73 di rate uccisioni morte. Cioè, rendetevi conto della lezzità di quest'arma. E di quanto faccio schifo io a usare il fucile a pompa, perché non si può vedere veramente. Bene ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e fosse stato così vi ricordo di lasciare un like, commentare, di iscrivervi al canale dell'Expo, tutto ci vediamo al prossimo video, bella!